Cucù, buongiorno, non so voi, ma io appena sveglia bevo un bicchiere d'acqua, così. Mi sono proprio svegliata veramente da poco, il tempo di fare la doccia. Acqua calda e polline. Come sempre, no? Mentre aspetto l'acqua, ieri sono uscite le nuove cose di Benecos e io ho preso questo piccolo pieghevole. Ci sono colorazioni nuove di rossetti con una consistenza molto particolare che è quasi come blush cream to powder, molto molto particolare. Somiglia molto ad alcuni rossetti che erano usciti tempo fa in collezione limitata da, come si chiama, da Alterra. Poi ci sono nuovi lip gloss, ci sono tantissimi nuovi ombretti, tutti questi, tutti nuovi, solo alcuni c'erano già. C'è un nuovo quad grigio che non mi interessa per niente. Credo che ci sia una nuova matita per sopracciglia, ma non ne sono sicura perché non mi interesso di matite per sopracciglia. E insomma, c'è una nuova tonalità di smalto, c'è un nuovo blush che è fatto così e che potete vedere sul canale di Paola. E poi c'è una cipria, c'è una cipria multiuso e poi ci sono nuovi fondotinta light, non intendo di fondotinta, ma insomma ci sono nuovi fondotinta qui nella confezione rosa. Io ho preso un lucidalabbra insolitissimo per quanto mi riguarda perché è rosa, è molto molto rosa anche sulle labbra, e si chiama Pink Blossom, così. E poi ho preso un ombretto che somiglia a un vecchio ombretto di Benecos, ma soprattutto somiglia anche allo skinny jeans storico di Benefit, e si chiama Cosmic Moon. E niente. Ora è il momento del caffè. Ecco, ora è venuto il momento di un po' di frutta, nel mio caso albicocche. Trovo curioso che le albicocche piccine, che dentro sono, quando mature, molto soffici e di questo esatto colore aranciato, non mi abbiano fatto mai male e io ne possa mangiare anche quantità grandi. Mentre invece le albicocche più grandi, che hanno anche una polpa più dura, anche quando sono mature, quelle mi danno immediatamente una crisi respiratoria molto molto grande e mi danno una reazione esattamente come le mele, perché significherà che forse sono incroci, boh, non so, il tipo di frutto è molto molto vicino come caratteristica alle mele, evidentemente. E quindi niente, adesso ci sono le fettine di albicocca. Allora, ora è il momento vero e proprio della colazione. Porto a ebollizione, mantenendo la temperatura comunque bassa, tanto così di acqua. Che cosa sarà questo? 2 dita e mezza di acqua, non è tanto. A cui aggiungo tanto così di fiocchi di un cereale. Questo è un Rubino che a suo tempo, anni e anni fa, ho comprato da Ikea. Qui sopra c'è scritto un misurino, qui sopra c'è scritto 100 ml, e niente, questi sono i fiocchi. E nel mio caso, in questi giorni, sono fiocchi di Kamut. Allora, non fraintendiamoci,
A me il Camut fa ridere, ho spiegato più volte il motivo. Camut è un marchio registrato ed è il nome di un tipo di grano che ha tutte le caratteristiche del grano, ma è più nocivo del grano per quelle persone intolleranti o malate perché è più grasso del grano. E dà anche più fastidio. Per esempio, io sto mangiando da 3 giorni adesso questi fiocchi di camut. Ho spiegato qualche video fa perché li ho comprati, andate a guardare quel video e vi metto il link qui sotto. E per esempio sono 3 giorni che ho dolori muscolari assurdi, dolori articolari, scusate, assurdi. Però continuo perché voglio vedere fino a che punto riesco a sopportare, poi a un certo punto smetterò e vedrò pian piano i dolori andar via e niente, avrò fatto l'esperimento. Quindi in questi giorni comunque buoni, però non più buoni del farro, per esempio, che è un mio cereale che mangio di solito. Anche il farro è un tipo di grano. Io vi dico grano perché so che voi grano, la parola grano la capite, ma in realtà si chiama frumento il grano. Però insomma, i cereali che per me sono più leggeri da mangiare sono senza dubbio i cereali, i fiocchi di orzo. Io però ogni tanto vado facendo esperimenti e questo è appunto un esperimento. Quando l'acqua incomincia a bollire, vi faccio vedere come sono fatti i fiocchi affinché voi non vi sbagliate e non pensate che io la mattina, non pensiate che io la mattina mi mangio i flakes. No, questi sono fiocchi di cereali e vanno cucinati, no? Vanno cotti. Quando l'acqua bolle, io la lascio bollire per un po', cioè non butto subito dentro i miei cereali. E quindi adesso sta per cominciare a bollire, ci vediamo fra qualche secondo, qualche secondo per voi che guardate il video e per me che ho tagliato segmentini diversi di video in modo da accorciare i tempi. Però in realtà, nella realtà della mia realtà che sto vivendo in questo momento, riaccenderò la fotocamera fra un minutino, lascio bollire ecco l'acqua per un minutino abbondante prima di metterci dentro i fiocchi. E rieccoci, nel frattempo mi sono lavata le mani perché ho preso dal frigo un ovetto, perché infatti la colazione oggi sarà cereali con l'ovetto. Allora, adesso butto i cereali qui dentro e il camut, così come il farro, così come il frumento, così come i fiocchi di frumento, è molto pratico perché praticamente lasciandolo sobbollire ad una temperatura in cui l'acqua comunque bolle, però non è troppo alta, la temperatura non è troppo alta, praticamente il camut cuoce da solo, esattamente come il farro ed esattamente come il frumento, perché questo è il modo in cui cuoce. Per quanto riguarda l'orzo non è esattamente così, l'orzo è molto più delicato e fa reazioni strane dentro l'acqua molto molto facilmente e bisogna cucinarlo tenendolo d'occhio costantemente. Poi un'altra cosa molto caratteristica sia del camut a quanto pare sia del farro è che praticamente dal momento in cui si versa il contenuto qui del misurino dentro la pentola al momento in cui si spegne il fuoco deve passare praticamente non più di un minuto, cioè io in realtà cuocio questo cereale per un minuto, dopodiché copro con un coperchio, lascio in posa. In questo caso oggi il tempo che mi serve per cucinare l'ovetto il cereale finisce di cuocersi praticamente nell'acqua calda, no? E finisce di prepararsi nell'acqua calda. E quindi questo è molto pratico. Con l'orzo non è per niente così, con l'orzo la cottura va avanti per un po' prima di arrivare ad uno stato decente di cottura. Ecco, per esempio io adesso potrei già spegnere potrei già spegnere l'elettricità, come si dice in questo caso, e semplicemente coprire, perché tanto so che questo continua a prepararsi da solo. Allora, spegniamo tutto.
così e mettiamo un simpatico coperchio. Voilà. Sì. Allora, adesso l'acqua dell'ovetto sta incominciando a bollire proprio in questo momento. Allora, io aziono il mio timer e da questo momento in poi lascio correre il timer per 3 minuti e qualcosa. In passato mi piaceva che l'uovo fosse più liquido, però poi il problema era che il bianco non si cuoceva a sufficienza. Invece quando si mangia l'uovo è buona norma fare in modo che il bianco diventi compatto e non vada nello stomaco e nell'intestino liquido o comunque non ancora raggrumato a sufficienza ad essere una massa bianca non più trasparente e completamente compatta. L'uovo deve avere il bianco completamente compatto e non più trasparente, perché altrimenti lo digeriamo male. E poi non vi preoccupate, perché anche dopo 3 minuti e qualcosa il rosso tende a rimanere comunque sufficientemente liquidino e buono. Magari non è più completamente liquido naturalmente, perché comunque un pochino si è cotto, però dà ancora sufficiente soddisfazione. Mentre l'ovetto cuoce, i nostri cereali, il mio cereale è qui dentro che si espande. Vedete, la sua consistenza sta cambiando. Prima, quando ho spento il fuoco, non era ancora così, però adesso si sta espandendo perché naturalmente sta assorbendo acqua. E quindi sta diventando come io lo voglio, semplicemente con un pochino minimo di cottura. Ripeto, con l'orzo non è così semplice ma con il farro e a quanto pare con il kamut, per quanto sto sperimentando in questi ultimi giorni, sì, basta cuocere per un minuto scarso e poi semplicemente mettere un coperchio e attendere. Ecco, adesso stoppo il timer. Praticamente con questo tempo viene un uovo che è all'anticamera del sodo, ma è ancora la coque sufficientemente, almeno per quanto mi riguarda. Ok, adesso non mi resta da fare altro se non scolare il cereale, perché dentro c'è ancora tanta acqua, no? Quindi mando via l'acqua e presso il cereale facendolo diventare tutto compatto, chiaramente senza spiaccicarlo, in modo da liberare ancora ulteriore acqua in eccesso. E niente. E poi il mio cereale è così praticamente. Vale, dovresti saperlo che la fotocamera si appanna. E così, e questo adesso lo metto dentro la ciotolina. E questo cereale fatto in questo modo non è né più né meno la stessa cosa della pasta, solo che la pasta ha subito più lavorazioni industriali, mentre il cereale ne ha subite meno, no? Il cereale, così come lo vedete in fiocchi, ha subito decisamente meno lavorazioni industriali. E niente, adesso che cosa ci aggiungo io come condimento? Aggiungo prima di tutto un minimo di olio, ma proprio veramente una puntina. Questo è il mio olio di riferimento, ma è proprio una puntina, olio d'oliva. Ma proprio una puntina microscopica, perché comunque c'è l'olio e c'è l'uovo anche. Così. Ci metto una puntina di olio perché questa puntina di olio esalterà i sapori. Semplicemente questo è il motivo. Poi ci metto un pochino di curcuma italiana, questa è in Italia. Perlomeno, curcuma dello Sri Lanka c'è scritto qui sopra, ma insomma è stata acquistata in Italia ad un prezzo tra l'altro molto più ragionevole che in Germania. La curcuma costa molto molto di più in Germania e si diffonde subito un buonissimo odore di curcuma,
che a me piace un sacco, che mi fa sempre venire in mente un po' il pesce, ma un po' anche no, perché io poi alla fine la curcuma la metto non dappertutto, altrimenti mi verrebbe facilmente la nausea, però insomma la metto un po' in giro qua e là. E ne ho messa così di curcuma. E poi l'ultima cosa che ci metto è un po' di salsa tamari di una marca di cui mi fido. Anche qui vige la regola un goccino microscopico perché altrimenti è troppo salata. E tra l'altro questa è la salsa tamari, però vedete la versione ridotta nella quantità di sale, perché altrimenti, cioè, io scoppio. Non posso mangiare cose troppo salate. Poi mescolo tutto. Vedete che questa è una quantità veramente piccina piccina di cereali. Ripeto, è un misurino. Mescolo tutto bene. Naturalmente voi siete italiani, quindi a voi tutto questo non piace, ma per me questa è il paradiso, la colazione del paradiso. E poi ecco, adesso con pazienza. Tolgo. Sbuccio, se mi passate il termine, lo metto e poi lo faccio a pezzettini, lo metto a pezzettini dentro il mio cereale e finalmente magno. Durante la cottura un po' di bianco è scappato fuori. Questo succede sempre, non, cioè, nel senso, non tutte le volte, ma insomma succede piuttosto spesso. Con le uova, soprattutto le uova del contadino. Allora, non so se riuscite a vedere, spero di sì. Allora, questo è il modo in cui io faccio a pezzetti l'uovo, cioè un modo molto spartano, però io sono contenta con questo modo. Perché voglio dire, tanto la colazione la devo fare io, non è che. Vedi, questo uovo avrebbe potuto stare un po' di più in cottura. Ecco, nel frattempo si è rotto il rosso, che quindi può essere convogliato tutto qui dentro. E io continuo a fare a pezzettini. E ciò che ancora mi rimane da spezzettare. Masticare bene a lungo è la chiave per un'ottima digestione. Quindi mastica, mastica. Mastica e insaliva bene quello che hai nella bocca. Ti assicuro, vi assicuro che la differenza la sentite subito, subito dopo mangiato. Va bene, ora ho finito di mangiare, ma volevo dilungarmi un attimo su questo discorso del Camut, perché vorrei che fosse chiaro a tutte le persone ciò che intendo esattamente quando parlo di Camut. Il Camut è un nome proprio, è il nome proprio, marchio registrato, di una marca che fa grano, ossia frumento, voi in italiano chiamate amichevolmente il frumento, che è un tipo di cereale grano. Allora, Camut è il nome proprio di una marca di frumento. È come se, per esempio, invece di chiamare la pasta pasta, la chiamassimo Barilla, no? Vorrei un piatto di Barilla. No, vorrei un piatto di pasta della marca Barilla.
E così con Camut. Camut è soltanto il nome proprio di una marca, il nome di una marca registrata, che è un marchio registrato negli Stati Uniti. Camut è un marchio statunitense, americano, e Camut impone il suo marchio a chi voglia coltivarlo e tutte le altre persone che coltivano lo stesso tipo di grano, lo stesso identico tipo di grano, senza aver però stipulato un contratto con la ditta statunitense Camut International, tutte le altre persone non hanno diritto a chiamare quel grano che è lo stesso identico grano, e ripeto sempre, il grano in realtà è il frumento, lo stesso identico grano della ditta Camut, però se non hanno stipulato un contratto con la ditta Camut e se non sottostanno alle regole della ditta statunitense, multinazionale americana Camut, non sono autorizzate a vendere il loro prodotto con il nome Camut. Allora, già solo per questo, insomma, non è una cosa bella questo Camut, no? Poi, appunto, siccome il Camut è un tipo di frumento, ha le stesse caratteristiche del frumento. Allora, negli ultimi anni, c'è stata proprio un'esplosione di gente in Italia, che l'Italia è il paese in assoluto, dove il consumo di Camut è più alto. Questa cosa è un po' strana, no? È un po' ridicola. Negli ultimi anni in Italia tantissime persone hanno creduto che Camut fosse una specie antica di un qualcosa di estremamente salutare da mangiare quando si è malati, oppure quando si è intolleranti al glutine del grano, ossia del frumento, ma questa è una fesseria perché Camut è un frumento, è esattamente un frumento come il frumento, solo siccome è leggermente più saporito del frumento, appunto perché è più saporito, contiene più grassi, infatti, ed è anche più glutinoso, se per questo. E tutta questa gente ha pensato che Camut non fosse un nome proprio, ma fosse il nome di un cibo nuovo ma allo stesso tempo antico, dotato di poteri magici che risanano la salute delle persone e fanno tornare le persone in vita, le rendono belle come un antico egiziano, no? Con gli occhi allungati e con i capelli belli. E le persone si sono tuffate sul Camut, credendo che il Camut sia un cibo alternativo. Più salutare, o come dicono molte persone in Italia, più sano. E quindi, per esempio, a me è capitato anni fa di trovarmi in una panetteria biologica italiana e ho chiesto se avevano pane di qualunque cereale, purché fatto con farina di qualunque cereale, purché integrale. E la signorina della panetteria era molto sconcertata da questa domanda perché non sapeva come rispondere, non sapeva esattamente cosa significhi integrale. E allora mi ha risposto: no, penso di no, però fra una mezz'ora ci portano il pane di Camut. E questa è la tristezza dei tempi che corrono, ossia le persone stesse che vendono cibo alla popolazione non sono assolutamente in grado di capire perfino qual è la differenza tra la farina integrale e la farina di un grado diverso rispetto al grado di integralità. E questa è una cosa gravissima, però pensano, allo stesso tempo queste persone pensano che un pane fatto di farina di frumento della marca Camut International, marca statunitense,
Posso fare le veci tranquillissimamente di un qualunque cereale integrale, di una qualunque farina di un cereale integrale. Makamut è solo un nome proprio, poi la farina con cui si fa il pane del cereale della marca Kamut può essere farina integrale di marchio Kamut, ma può essere anche farina non integrale di marchio Kamut, no? Ma si può capire questa cosa. Ecco, questo è ciò che io ho dentro la testa nei confronti del marchio statunitense multinazionale Camut, o come appunto ho appena finito di citare, alcune persone in Italia chiamano Camut. Adesso vado a fare tutte le mie simpatiche faccende quotidiane. Adesso sono per strada e bevo acqua di cocco. Ok, adesso qui in questa pentola ci sono i ceci dentro l'acqua e sono qui da un tipo 14-15 ore. Quindi io ora li sciacquo, no? Con l'aiuto di questo. Butto tutta l'acqua. Sciacquo anche un pochino la pentola. Io in realtà non ho capito tanto che cosa voglio mangiare questa sera. Cioè, ceci è qualcosa, no? Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Sì, ma non capite però. Sciacquo e controllo, no? Che non ce ne siano di strani, infatti ce n'erano di strani, l'ho posati preventivamente nel lavandino, poi li tolgo e adesso li rimetto dentro la pentola. Ci metto l'acqua fresca, pulita. Per questa quantità di ceci, 3 volte tanto di acqua. E poi cominciano il loro viaggio sul fuoco per circa 1 ora e mezzo, 2 ore. Salve. E quindi accendiamo qui. Così, i ceci. Mettere a fare i ceci, a cuocere i ceci era la primissima cosa da fare perché adesso devo aspettare 1 ora e mezza, 2 ore prima che siano pronti, no? Sennò poi mi si fa troppo tardi per mangiare. Ma adesso mi mangio una banana. Prima al supermercato bio ho trovato, siccome c'è l'espositore nuovo di Benecos, come vi dicevo stamattina, e allora ho trovato che alcune cose che non saranno più in commercio di Benecos, ma che erano ancora lì invendute nell'espositore vecchio, vengono adesso svendute a prezzo ridotto. Quindi io ho comprato finalmente questo rossetto a 2,90 euro e questo è il famigerato cream. Più volte tante ragazze mi hanno detto: Vale, ma comprati cream, io non me l'ero mai comprato, adesso finalmente me lo sono comprato, ora vado anche a provarmelo e poi mi mangio la banana. A me la banana piace sempre mangiarla, chiaramente con le mani pulite, ma completamente senza buccia e completamente senza filetti. Se ci fate caso, poi la banana non è neanche appiccicosa. Cioè, se vi strofinate le dita dopo che avete mangiato la banana non è affatto appiccicosa, non lascia le dita affatto appiccicose. Intanto mi sono cambiata e mentre aspetto l'ora e mezza dei ceci ho pensato, sai che faccio? Mi mangio un avocado. Allora, vedo tantissime persone al supermercato che prendono gli avocadi, a me piace dire avocadi, e li tastano con forza fino a lasciarci l'impronta, non capiscono niente dopo aver tastato e li rimettono dove erano. Ma non è così che capite se un avocado
ripe oppure no. Allora, gli avocadi che sono così, ossia che diventano neri quando sono pronti da mangiare, è facile capire se sono pronti o no, perché all'inizio sono verdi e poi diventano neri. E nero, bordo scuro di questo colore, però sono avocadi fatti così, cioè sono tondeggianti, ovali, non sono oblunghi sopra. Quelli oblunghi sopra, lì è un po' più complicato capire perché rimangono sempre verdi. Infatti io quelli non li compro mai, perché è impossibile capire se sono buoni da mangiare oppure se dentro sono tutti rovinati. Quando levate il coso, il piccioletto, se qui dentro è tutto intatto e non ci sono macchie nere, molto probabilmente il vostro avocado, come questo per esempio, molto probabilmente il vostro avocado è perfettamente a posto al suo interno. Ora io lo taglio. Forse questo poteva aspettare anche un altro giorno per essere mangiato. Vabbè, me lo mangio molto ripe, cioè molto, molto, molto non ancora pronto. Scusate, il contrario volevo dire. Questo è un pochino problematico. Tolgo il coso qui, il pit, lo buttiamo via. E poi niente, poi è semplice, poi è tutto molto semplice, perché dobbiamo semplicemente togliere la buccia. E il metodo di fare l'avocado a quadratini, come vedete fare nei video di YouTube, è una cretinata, cioè si può fare con un avocado su 50 praticamente, no? Con tutti gli altri avocado la buccia viene via facilissimamente, come vi ho appena fatto vedere, e poi uno taglia i cubettini, il che è anche positivo perché man mano che taglia controlla che non ci siano parti rovinate, perché comunque può sempre capitare che ci siano parti o fibrose o strane. No, questo avocado va bene. Là per là aprendolo mi era sembrato un po' troppo duro. Chiaramente se lo lasciavo stare ancora un giorno sarebbe diventato ancora più burroso e quindi ovviamente ancora più buono. Però va benissimo anche così. Adesso lo sto tagliando, quindi ce l'ho tra le mani e sto vedendo che è perfetto anche così, quindi tutto va bene. Vedete, la buccia si rimuove facilissimamente. Il rumore che sentite in sottofondo chiaramente è la pentola con dentro i ceci. E niente, vi sto facendo vedere come faccio, perché era da un po' che non ve lo facevo vedere, anche se in altri miei video, anche video in cui vi faccio vedere cosa mangio all'interno di una giornata, l'avevo fatto già vedere. Cioè praticamente capita sempre che quando registro i video ci sia anche un avocado. L'avocado non è così scontato tra le cose che io mangio ogni giorno, nel senso, a me piacerebbe se fosse scontato, però siccome a volte i prezzi sono proibitivi e la qualità è veramente molto molto brutta, allora dipende, bisogna beccare il periodo. Ci sono dei periodi in cui fortunatamente il prezzo è possibile, gli avocadi che si trovano sono anche possibili, tutto va bene, e quindi è piacevole circondarsi di avocadi e mangiarseli anche, chiaramente. Gettiamo via tutta la monnezza, tutte le bucce, no? I residui, così. Hop! Rilaviamo le manine. Adesso sale, così, veramente poco poco. Poi una puntina d'olio, questo è sempre lo stesso olio di stamattina, e di nuovo veramente una puntina. Ancora una volta qui l'olio non serve,
però io ce lo metto perché esalta moltissimo il sapore dell'avocado. E ora un cucchiaino. Questa è anche sempre la stessa ciotola di stamattina. Io mi servo di veramente pochissimi, ho pochissime cose che uso per mangiare quotidianamente, cioè non è che mi serve chissà che cosa. Infatti mi arrabbio moltissimo se nelle case in cui mi trovo usano le cose che io solitamente uso per mangiare, no? Per mangiare io, per fare da mangiare per me stessa. Perché scusa, ne uso poche di cose, tu se hai bisogno di qualcosa prendi un'altra stoviglia, prendi un altro piatto, prendi un altro cucchiaio, non usare quelli che uso sempre io. A me piace usare sempre le stesse cose, lasciami in pace, no? Ecco fatto. E buon appetito, l'avocado è pronto, sono proprio contenta di aver scelto di mangiare l'avocado. Ok, adesso si presenta così e me lo magno. Allora, adesso ho lavato alcune foglie di mangold, e il mangold in italiano sarebbe la bietola. Questo in tedesco si chiama mangold rosso. E ho lavato cioè alcune foglie e adesso le preparo per cucinarle al vapore. E intanto i ceci, come sempre, continuano a cuocere. Taglio le foglioline in striscioline e poi ogni striscioline, cioè ogni montagnetta di striscioline, la affetto a rettangolini. Questo poi creerà tutto insieme il piatto unico che io, a quanto pare, mangerò stasera. Ma non sapevo che avrei mangiato questo stasera, mi è venuto così. No, ragionando su che cosa avevo, che cosa andava consumato, perché non poteva rimanere in frigo per sempre. Ecco, appunto, c'erano queste foglioline di mangold. Io lo chiamo mangold perché, ecco, in tedesco si chiama mangold. C'erano queste foglioline di mangold che andavano consumate e niente, quindi le sto consumando. Ecco, adesso io ho tutti questi, tutti i gambi, no? Tutta la parte dura. E cosa ci faccio con la parte dura? La taglio a pezzettini. Poi questi pezzettini li metterò nell'attrezzo che uso per cuocere al vapore, li metterò per primi e sopra ci metterò le foglie, perché è chiaro che questa parte più dura e cuoce più lentamente, ci vuole più tempo a cuocere a vapore questa parte dura, no? Mentre invece le foglioline sono pronte subito. Allora, adesso metto foglioline qui, vedete? Le foglioline per prime, cioè la parte rossa per prima, la parte dura per prima. Ho sbagliato, ho detto foglioline, ma chiaramente non volevo dire foglioline. E poi sopra le foglie. Ho sbagliato perché io non è che parlo sempre con un pubblico mentre sto cucinando, no? Solitamente mi faccio fatti miei, anzi sono molto silenziosa, al massimo canto mentre cucino. sì. Ok, vedete che ho aggiunto un piano di cottura. Adesso, non appena l'acqua bolle, qui ci metto l'attrezzino qui con dentro tutta la bietola pronta per essere cucinata al vapore, per l'appunto. Ok, ecco, l'acqua bolle e quindi possiamo mettere cambio di coperchio, perché questo non va bene, e ci mettiamo questo. Voilà. E adesso 4-5 minuti e niente, poi abbiamo un... Opla. Aiuto, che cos'è questo? Timer! Non voglio il timer! E avremo
con la bietola bella cotta, simpatica. Intanto preparo il tipo di pasta che voglio mangiare con i ceci, perché sapete qual è il problema? I legumi servono veramente a poco nel vostro organismo se non li affiancate ai cereali. E quindi il cereale di stasera è la pasta di farro. Qui c'è scritto Vollkorn, che significa integrale, Band Nudeln, che significa questa forma di pasta fatta a rettangolini lunghi, schiacciati, e questa viene da Agricoltura Demeter, la marca è Naturata. Mi fido molto di Naturata, mi fido molto di Spielberg, mi fido pochissimo di Rapunzel, non compro mai pasta Rapunzel, mi fido di Den Re, che è un'altra marca tedesca, non compro mai pasta italiana, ovviamente in Germania perché non ha senso, ma poi perché la pasta italiana è sempre solo di frumento e non di frumento integrale, e quando lo è, purtroppo io il frumento non lo mangio. Ecco, e in Italia ho avuto reazioni pessime, pessime, mangiando pasta di farro integrale italiana. Non so perché mi ha creato una quantità di muco assurda, inumana, dentro tutto il corpo. Questa cuoce in 6-8 minuti, quindi è anche molto molto pratica. Tra l'altro è anche molto buona, come sempre, la pasta di farro. Di pasta ne ho messa così, che è pochina, però va bene perché poi c'è la verdura, ci sono i ceci, va più che bene. Alright, adesso la cottura qui della verdura è ultimata e qui potete vedere il risultato. Questo lo metto momentaneamente qui coperto, così non si raffredda. Adesso la pasta, dopo 6 minuti di cottura, è pronta e niente, posso scolarla. Così. C'era questo supporto sopra che uso appositamente per scolare la pasta. La pasta cotta si presenta così. Ci aggiungo la verdura, la bietola. Ci ho aggiunto un pochino di pesto in vasetto, che è questo, il pesto di Annatura, acquistato in una filiale del DM, perché ce l'avevo aperto in frigo e quindi andava consumato, perché questo può rimanere aperto solo un paio di giorni dal momento in cui lo si dissigilla, e quindi niente, pesto solitamente io lo faccio per fatti miei, cioè ci vogliono 3 secondi a fare il pesto, però trovandomi in Germania non è sempre così semplice trovare tutti gli ingredienti. Cioè, a volte il pecorino assolutamente non si trova, ci sono dei periodi in cui il pecorino qui non arriva per niente al supermercato bio. Ci sono delle volte in cui il basilico non esiste, cioè qui siamo in una terra nordica alla fine, e quindi a volte lo compro anche nel vasetto. Poi finalmente, eccomi, poi finalmente aggiungo i ceci, un po', non tutti, perché poi questi altri ceci li uso domani. Dicevo, ora mescolo tutto. Il pesto che avevo a disposizione era veramente poco, quindi è possibile che ci si debba riaggiungere perlomeno un pochino d'olio, ma non so fino a che punto sarà saporito a sufficienza, perché è sempre così, una cosa molto saporita perde molto di sapore quando ci si aggiungono verdure e legumi. E chiaramente i miei ceci non erano salati, cioè io non cucino mai che dentro l'acqua di cottura c'è qualche condimento, non esiste proprio. E così, qui il vasetto è proprio strafinito, quindi neanche a dire posso... Fammi sentire un po' di che diavolo sa, di cosa diavolo sai. Prendiamo un pochino di tutto, e vale, cioè,
Impegnati, ce la farai. No, invece mi sembra saporito a sufficienza. Quindi buon appetito. Ecco, poi adesso, subito dopo il piattone unico, che poi non era un piattone, era un piatto molto regolare, c'è la vitamina D, perché io purtroppo continuo a dover prendere la vitamina D, stavolta è quella tedesca, ed è sotto forma di pilulina, come dice Stefan. E infine, adesso è sera inoltrata e io mi mangio questo gelatino nella variante cookie dough. Quando lo aprite, il gelatino ha questo aspetto, così. E io, il gelatino e la borsa dell'acqua calda appena fatta, vi salutiamo. Questo era un video in cui praticamente siamo stati insieme dalla mattina fino alla sera. Ciao, grazie a tutti, ciao!